Benvenuti a tutti a questo webinar. Nella puntata di oggi sarà concentrata su un tema particolare, nello specifico il tema delle BioVPN Virtual Interface poste diciamo in contrasto, poste in associazione con le BioVPN chiamate Classic, cioè quelle a cui normalmente si è abituati con le quali si è abituati a parlare quando si introduce il tema delle BioVPN. Per capire, diciamo, per entrare subito nel vivo del discorso, ci colleghiamo direttamente al nostro solito cluster di apparati IDRA e apriamo la configurazione, lo faremo dal Policy Manager per una questione, diciamo, di praticità e di storicità del tool, ma tutte le configurazioni che vedremo sono perfettamente fattibili anche dalla web user interface dell'apparato, in modo tale che possiamo andare a commentare e verificare tutto ciò che è la configurazione della, diciamo, fatto una prova, diciamo, delle configurazioni della parte del mondo VPN, BioVPN Virtual Interface. Allora, in WatchGuard, quindi introduciamo il tema parlando di quelle che sono le possibilità BioVPN all'interno del mondo WatchGuard. Che cosa si può fare parlando di BioVPN in WatchGuard? BioVPN sta per Branch Office Virtual Private Network, che è il nome che WatchGuard si dà per definire una VPN fra due apparati fissi, che possono essere due gateway, un firewall e un altro firewall, due firewall, un firewall e un router e così via, un router e così via. Cioè, le branch office tra due sedi permanenti, le VPN tra due sedi che rimangono permanentemente up and running e sono ovviamente poste a confronto con quello che invece è il mondo delle MUVPN, che sta per Mobile User VPN, che invece sono quelle VPN che vengono create all'evenienza da un client verso un nodo WatchGuard centrale specifico. In WatchGuard le BioVPN sono realizzate solo ed esclusivamente utilizzando il protocollo IPsec. Utilizzando il protocollo IPsec per tanti anni e anche per oggi, si possono, anche fino ad oggi, quindi tuttora mentre parliamo, si possono creare quelle che sono le cosiddette BioVPN Classic. Che cosa sono le BioVPN Classic? Sono quelle VPN che noi creiamo, che vedete qui nel menu, che si creano creando prima dei gateway e poi dei tunnel che utilizzano dei BioVPN gateway. Sono le VPN che si basano sui meccanismi, chiamiamoli puri e semplici, di incapsulamento intrinseci di IPsec. IPsec, ricordiamo essere un protocollo dedicato alla protezione delle informazioni trasportate attraverso il protocollo IP. Non so quanti di voi lo sanno, ma per chi di voi magari non ha mai approfondito il tema e non lo sa, il protocollo IPsec è un protocollo a parte, non c'entra niente col protocollo IP. Sono oggettivamente due protocolli completamente diversi. Mentre il protocollo IP, è il protocollo che serve per trasportare le informazioni in chiaro sulla rete, il protocollo IPsec è un'altra versione, mettetela così, di IP, pensata per, essere instradata su reti IP, ma che prevede una manipolazione dei payload in modo tale, quindi dei carichi, diciamo, del dato trasportato, in modo tale che possano essere dei payload che possano essere in qualche modo cifrati e protetti. Ora, non entriamo nello specifico di come funziona IPsec in questo webinar, perché dobbiamo andare a vedere operativamente quali sono le differenze fra queste due. Diciamo, possiamo andare a diciamo, gestire, quindi non entreremo nello specifico del, diciamo, dei meccanismi protocollari, ma per quanto riguarda la differenza che c'è tra queste BioVPN e quelle Virtual Interface che andiamo a vedere subito dopo, dobbiamo
dobbiamo introdurre il fatto che quando viene utilizzata una BioVPN Classic si crea prima il gateway, quindi si va dal menu VPN, Branch Office Gateway, e si creano quelle che sono le definizioni di gateway. Nella definizione del gateway, quindi quando si va a definire il gateway, quello che stiamo facendo con una BioVPN Classic è dire fondamentalmente chi è l'altro punto di uscita di questo tunnel. Il meccanismo del tunnel nella IPsec e nella BioVPN Classic è un sistema che si basa, è un sistema, diciamo, virtuale, lo possiamo definire, perché si basa semplicemente sul prendere il pacchetto IP che nasce da una sorgente ed è destinato a una specifica destinazione e incapsularlo all'interno di un pacchetto IPsec cifrato che ha per sorgente il proprio firewall, quindi l'endpoint dal lato vostro, il gateway endpoint dal lato vostro, e per destinazione il gateway endpoint che definite dall'altro lato per quella sede. Quindi in realtà stiamo parlando di un meccanismo che serve a riconoscere il traffico sorgente e il traffico di destinazione. Quindi dice tutti quelli che sono i pacchetti che hanno per sorgente, per destinazione questa destinazione, li prendi, li cifri, perché corrispondono a un tunnel IPsec Classic, BioVPN Classic, e li cifri e li incapsuli dentro un pacchetto IP o IPsec che ha per sorgente il local gateway che vedete qui e per destinazione il remote gateway che vedete qui, in questo esempio che vedete. Ok, quindi qual è la differenza che c'è invece quando invece noi andiamo a creare, quindi la creazione di una BioVPN Classic avviene in due fasi diverse. La prima fase è la dichiarazione dei cosiddetti gateway, quindi si generano e si creano due gateway endpoint, quindi si creano, diciamo, quali sono i due poli di questo tunnel attraverso il quale il traffico verrà cifrato. E la seconda fase invece è la creazione dei cosiddetti tunnel. Nella creazione dei tunnel si va a definire la maschera, quindi come una specie di access list, la potete vedere come una specie di access list, di access control list, nella quale si va a definire il traffico da quali sorgenti a quali destinazioni dovrà essere cifrato e in che direzione, perché potrebbe essere anche una necessità di tipo monodirezionale o, come in questo caso vedete, bidirezionale di cifratura. Ovviamente oltre agli altri parametri di fase 2, multicast, nel quale non entriamo nello specifico in questa puntata. Dal punto di vista dell'instradamento, cioè del routing, in realtà le BioVPN create in questo modo, quindi le BioVPN Classic, non alterano l'instradamento dell'apparato, perché in realtà quando noi creiamo le BioVPN Classic fatte in questo modo viene utilizzata una specifica tabella di routing, che è la tabella di routing IPsec, che viene guardata nell'apparato WatchGuard prima di osservare la tabella di routing IPv4 standard. Questo meccanismo, diciamo questa tecnica, ha dei pregi e ha delle controindicazioni. Il primo pregio è che effettivamente, basandosi esclusivamente su quello che è lo standard del protocollo IPsec nella sua accezione base del termine, è compatibile con tutti gli endpoint, con tutti i gateway endpoint che supportano quello standard IPsec base, cioè secondo RFC. E quindi si possono creare branch office VPN classiche con qualunque dispositivo WatchGuard o non WatchGuard che chiaramente supporti lo standard IPsec
base. Una quantificazione invece è la più complessa, spesso anche molto complessa, interazione nel routing che si ha, perché la definizione, perché diciamo l'instradamento non avviene attraverso l'uso della tabella di routing normale, ma attraverso l'uso della tabella di routing IPsec. La tabella di routing IPsec viene costruita sulla base dell'elenco dei tunnel che noi andiamo a creare, quindi delle coppie sorgente e destinazione che andiamo a creare nei vari tunnel che definiscono le BioVPN Classic Interface. E pertanto la flessibilità di questo sistema scricchiola a volte quando si vogliono, un esempio su tutti, creare scenari di instradamento all'interno delle VPN per specifici servizi. Quindi si può per esempio andare a dire che per uno specifico traffico voce che parte da una sorgente e arriva a una destinazione privata all'interno del mio internet working, devi utilizzare un particolare tunnel verso un particolare gateway piuttosto che un altro tunnel verso un altro gateway. Questo tipo di scelta, che è una scelta di instradamento, realizzata con la tecnica delle BioVPN Classic, può diventare molto molto complessa, se non attuabile del tutto. Allora, esiste la possibilità di creare, abbiamo introdotto in diverse major release fa, abbiamo introdotto una nuova possibilità, che invece è la possibilità dell'uso delle cosiddette, dell'impostazione delle cosiddette branch office VPN virtual interface. Che cosa cambia nei termini IPsec di questo tipo di BioVPN? Non cambia molto, perché in realtà il protocollo utilizzato è sempre IPsec, non si usa un protocollo che non sia IPsec, ma in realtà è una versione di IPsec, sempre standard da questo punto di vista, non è una cosa proprietaria WatchGuard, quindi sempre basandosi su uno standard, che include all'interno delle informazioni del tunnel IPsec un tipo di encapsulation specifica che si chiama GRE, GRE Tunnel, che sta per Generic Routing Encapsulation Tunnel. Cioè è una modalità di creazione della VPN IPsec che non è basata solo sul classico meccanismo ESP-AAH, cioè Authentication Header e Encrypted Security Secured Payload, ma in realtà è un meccanismo che a questo pacchetto IPsec lo condisce, ecco, vedetelo così in termini un po', passatemi il termine visto l'orario un po' culinario, lo condisce con una particolare tecnica di encapsulation che si chiama Generic Routing Encapsulation, cioè quindi crea un cosiddetto GRE Tunnel. La creazione di un GRE Tunnel, che in più potrebbe significare poco, invece dal punto di vista del sistema operativo è un enorme cambiamento rispetto alla tecnica di usare il tunnel che abbiamo visto poco fa, quello classico, perché fa in modo che, apriamo per esempio la mia BioVPN, è una tecnica che quindi che cosa permette di creare? Vedete, permette di creare una interfaccia virtuale nell'apparato, come se voi creaste una Lubeck interface, ecco, vedetela così, una nuova interfaccia virtuale che si chiama BVPN1, ovviamente non scegliete voi il nome, ma man mano che create i tunnel il sistema operativo automaticamente associa un nome e un numero all'interfaccia virtuale, che si va ad aggiungere all'elenco delle interfacce virtuali e fisiche dell'apparato. Quindi non abbiamo più una maschera che dice, un filtro che dice, allora sull'interfaccia esterna è 0, ci sono 3 tunnel VPN, uno che va a Padova, uno che va a Vicenza, uno che va a Roma. E dentro questi tunnel tu devi cifrare tutto il traffico che ha per sorgente una sorgente e per destinazione un'altra destinazione. E quindi, per tutti i pacchetti che stanno per uscire da quella interfaccia, viene fatta una ricerca prima nella tabella IPsec per vedere se fa un confronto tra la sorgente e la destinazione. Se fa match, il pacchetto viene cifrato e spedito tra i due gateway endpoint. Questo è il meccanismo della classic VPN. In questo caso, invece, viene creata proprio una nuova interfaccia virtuale che si chiama BVPN qualcosa. E questa nuova interfaccia virtuale nel sistema operativo viene utilizzata
praticamente al pari di una qualunque altra interfaccia del sistema. Pertanto il routing in questo caso è l'attività che ne beneficia maggiormente, perché vedete, dal punto di vista dell'IPsec non cambia nulla, abbiamo sempre fase 1 e fase 2, abbiamo sempre la definizione di the gateway endpoint, che ha quindi un punto di sorgente e un punto di destinazione, in questo caso vedete una destinazione con il mio nome di dominio dinamico, tonellis.biz, e abbiamo anche qui una definizione delle fasi 1 e fasi 2, ma non abbiamo una definizione di un tunnel, cioè non abbiamo una definizione di qual è una sorgente da cifrare e una destinazione da cifrare. Perché questo? Perché in realtà il tutto è affidato alle cosiddette rotte VPN. Siccome adesso noi abbiamo una interfaccia virtuale, quindi abbiamo, è come se avessimo creato un nuovo tunnel a tutti gli effetti, una galleria che ha un nome e un cognome, VPN1, noi possiamo fare in modo di dire al sistema operativo, guarda che utilizzando la tabella di routing IPv4, quindi non utilizziamo una tabella di routing separata, dedicata all'IPsec, ma utilizziamo a tutti gli effetti la tabella di routing IPv4 che nell'apparato esiste, facciamo in modo che tutto il traffico che sarà destinato a una particolare destinazione o un insieme di destinazioni che io elenco all'interno delle VPN, delle rotte VPN, quindi quelle che io elenco qui sotto, tu instradalo verso, mettilo dentro questa interfaccia che si chiama BVPN1. Il mettere, quindi l'instradare, il mettere il traffico nella coda d'uscita o nella coda d'ingresso, diciamo dipende il verso che stiamo analizzando, di questa BOVPN, Virtual Interface, che si chiama BVPN1, provocherà automaticamente il ciphering, quindi di fatto l'encryption, verrà effettuata l'encryption e di conseguenza l'encryption verrà spedito il pacchetto dopo l'encryption al corrispondente gateway endpoint. Il fatto di avere un'interfaccia virtuale che corrisponde a un tunnel BOVPN o un insieme di tunnel BOVPN ci consente di usare questa interfaccia anche per esempio all'interno di meccanismi come il policy based routing. Vedete? Infatti esiste a questo punto la BOVPN Virtual Interface definita anche all'interno dell'elenco delle outbound interface di uno specifico, di un qualunque traffico specifico che noi andiamo a definire. Pertanto questa tecnica è enormemente più flessibile perché permette a voi amministratori di sicurezza di fare di operare scelte del tipo, ok, se l'utente è l'utente Mario Rossi, che deve comunicare col protocollo, non lo so, supponiamo H323 o SIP protocol, per il traffico di SIP protocol di controllo verso gli IP privati che io so corrispondere di una sede remota, allora tu fai uscire il traffico dalla BOVPN, che si chiama BOVPN verso quel particolare specifico traffico, proteggendo, rendendo quindi non vanificando l'idea della BOVPN, cioè della BOVPN, che è sempre una BOVPN, ma unendo i benefici del mondo cifrato VPN, unendoli, quindi mappandoli a quelli che invece sono i benefici del routing effettuato secondo quelle che sono le tecniche standard dell'IPv4. Quindi dove si trova a questo punto l'informazione di instradamento? L'informazione di instradamento in questo caso continua a rimanere affogata all'interno della IPv4 routing table. Andiamo qui un attimo a vedere, io vi metto l'interface, apriamo la mia VPN e come vedete le rotte che io vado a inserire all'interno delle VPN routes nella definizione di una BOVPN Virtual Interface vengono di fatto indicate elencate, diciamo vengono aggiunte a tutti gli effetti con la corrispondente metrica alla tabella di routing dell'apparato. Allora andiamo infatti a vedere se in questo il tunnel VPN è attualmente giù, questo tunnel VPN, dove lo vediamo che è giù, ma ci basta anche vederlo qui,
abbiamo la definizione, come vedete in realtà Thunder BioVPN, ma no, è up and running, questo verso il mio XDM26, anche se in realtà non è definito, ma in realtà non è funzionante in questo momento. Quindi andiamo a vedere, se aprite infatti la tabella di routing e andate nello status report, potete andare a effettuare una ricerca, 10.0.1, e vedete nella tabella di routing, IPv4, volevo farvi vedere proprio in modo dettagliato, vedete nella tabella di routing IPv4 vengono riportate direttamente con la corrispondente metrica, se chiaramente quella è la metrica migliore per quella destinazione, le informazioni che voi andate a inserire nel corrispondente tunnel BioVPN Virtual Interface. Vedete infatti qui io ho indicato nel tunnel BioVPN Virtual Interface, ho detto che attraverso questo tunnel Virtual Interface, quindi attraverso questa VPN, è possibile raggiungere 10.0.1.0/24 con metrica 10, e infatti quello che io vedo è che questa indicazione di rotta è stata aggiunta direttamente nella tabella di routing di IPv4. Se fosse stata invece una classic BioVPN classica, quindi quelle diciamo standard che abbiamo visto all'inizio poco fa, non avremmo avuto l'indicazione del tunnel della destinazione nella tabella di routing IPv4, perché in realtà, come vi dicevo, qui non ho nessun tipo, andiamo a vedere, IPv6, vedete? La tabella di routing creata a IPsec è separata da quella dell'IPv4, è proprio una tabella di routing separata, completamente diversa, ok? Quindi è una tabella di routing completamente separata, diversa, che viene utilizzata, viene consultata prima della tabella di routing IPv4, ma che non c'entra niente con quello che invece è il mondo dell'instradamento standard. Infatti vedete che proprio è una tabella completamente separata e viene gestita in modo diverso. Qui ha altre informazioni relative, tra l'altro, al tunnel, vedete, al tunnel di Marco, creato il tunnel Marco, che infatti noi vediamo essere qui un tunnel creato ad hoc da Marco, tunnel Marco, con le informazioni legate la destinazione remota 192.168.0.0/24 che noi vediamo indicato qui dentro come 192.168.0.0/24. Questa invece è un'altra configurazione dettata da un'altra prova che abbiamo fatto su un altro tunnel che è rimasto diciamo ancora attivo e non funzionante. Però vedete la differenza, l'informazione di routing nel caso di una BioVPN classica risiede in un punto diverso, in una tabella diversa, che viene completamente gestita in modo diverso e previo rispetto alla tabella IPv4, rispetto al mondo BioVPN Virtual Interface. Magari a qualcuno di voi può sembrare una differenza non sostanziale, ma in realtà lo è, perché vi ho appena dimostrato che se io volessi ad esempio dire che tutto il traffico per 192.168.0.0/24 nel tunnel deve essere instradato, non lo so, con una particolare politica di qualità del servizio, se usassi le BioVPN standard dovrei creare una regola che dice che un particolare traffico, per esempio SIP protocol, che è originato da una particolare sorgente ed è destinato, dovrei andare a quel punto a creare un oggetto di tipo AnyVPN oppure un nuovo oggetto di tipo tunnel, quindi dire tutti quegli utenti che accedono da uno specifico set di indirizzo 10.0.1.0/24 per esempio e usano il tunnel Marco, cioè il classic BioVPN interface, allora adotta come destinazione una certa politica, fagli uscire in un certo modo, marcati con una QS policy. Se invece io ragiono con una BioVPN virtual interface, posso identificare direttamente a livello di interfaccia nel policy based routing, se ho più di un'interfaccia esterna, l'interfaccia VPN tunnel di uscita,
e quindi vedere il campo destinazione tu non come un oggetto tunnel, ma proprio come se fosse un oggetto di rete locale, perché le due, diciamo, le due sedi sono sì connesse via VPN, ma gli host dall'altro lato non c'è necessità di identificarli come dei tunnel address, perché in realtà noi li vediamo come se semplicemente fossero degli IP di rete locale collegati a un router di rete locale. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. E posso utilizzare gli indirizzamenti specifici andando ad agire direttamente nella tabella di routing e utilizzando direttamente la BioVPN interface come next hop, come salto successivo all'interno delle tecniche di instradamento. È un sistema che facilita ad esempio il failover, la possibilità di dire ok, tu per andare in internet sei nella sede remota, per andare su internet utilizza per esempio il tuo la tua uscita normale, il tuo gateway normale in chiaro. Come sarà possibile questo? Semplicemente lasciando la configurazione così com'è, sappiamo che quando si va ad impostare in WatchGuard una interfaccia di tipo external, viene creato nel sistema una default static route che punta al default gateway dell'interfaccia external. Infatti andiamo a cercare, CTRL-C in questo caso, la default static route per questo host. Vedete, infatti, esiste una default static route che punta al default gateway dell'interfaccia ETH2, che per me è quella esterna. Così come ne esiste un'altra default static route che punta a un altro host attraverso l'ETH6. Questo perché? Perché questa interfaccia è un'altra interfaccia di tipo external e l'apparato e il sistema operativo WatchGuard sull'apparato WatchGuard si comporta creando una singola default static route per ogni gateway impostato nelle singole interfacce di tipo external, variando però la metrica. Vedete, qui ce n'è 100 di metrica, qui ce n'è 5, quindi in realtà la default static route che verrà utilizzata di default per tutto il traffico sarà quella con la metrica più bassa e quindi il traffico uscirà attraverso i gateway internet. A questo punto però io voglio creare un meccanismo automatico che dice: guarda che se questa connessione a internet non funziona, tu usa un'altra DSL di backup, ma non come usi questa prima DSL in chiaro, ma in realtà su quella interfaccia, sull'altra interfaccia DSL, voi sapete che è stato, diciamo, impostata una BioVPN Virtual Interface che punta a una sede principale che si trova a Milano, da dove hanno un sistema di connessione meglio controllato, più a banda larga e così via. Allora potete fare una cosa molto semplice: create una BioVPN Virtual Interface, create una BioVPN Virtual Interface che ha per sorgente l'interfaccia ADSL2 vostra, per destinazione l'interfaccia del quartier generale. E all'interno delle routes impostate 0.0.0.0 con una metrica maggiore a 5. Perché maggiore a 5? Perché abbiamo appena visto che la metrica di default per le default static route impostate per navigare in internet, fondamentalmente dall'interfaccia esterna dell'apparato, in WatchGuard è pari a 5. Pertanto, se vogliamo ottenere questo risultato, ci basterà anche solo assegnare alla BioVPN Virtual Interface costruita sull'altra interfaccia, che potrebbe essere un MPLS interno, una DSL, un ponte radio o quello che vogliamo, con una metrica anche solo superiore di un punto, anche, forse anche solo 6. Il sistema in questo modo userà by default la DSL normale e la gente, diciamo, gli utenti navigheranno utilizzando la DSL normale in chiaro verso internet. In caso di default di questa DSL, si potrà utilizzare un altro canale che potrebbe essere un'altra connessione a internet, una connessione attraverso un provider al quale vogliamo mascherare i nostri dati, un ponte radio che potrebbe essere intercettato da qualcuno che fa word driving e quindi andrebbe a leggere i messaggi che si trovano all'interno e cose di questo tipo. E costruendo questa BioVPN sopra questo secondo canale, possiamo dire con una BioVPN Virtual Interface che nel caso default della prima DSL, automaticamente la seconda DSL subentra in gioco, perché verrà cancellata la rotta, non verrà utilizzata la rotta con la metrica 5, che è quella standard, e verrà utilizzata la rotta con la metrica 6,
a tutti gli effetti, trasferendo i dati, quindi facendo navigare gli utenti attraverso una BOVPN interface, quindi con traffico cifrato, direttamente nella sede remota o nell'headquarter dall'altro lato e quindi uscendo su internet direttamente dal quartier generale. In un modo estremamente semplice, perché si tratta solo ed esclusivamente di creare, ripeto, appunto, una zero route, quindi una rotta 0.0.0.0 barra 0 con una metrica leggermente superiore. Se io invertissi le due metriche, quindi fornissi a questa default static route che inserisco nella BOVPN virtual interface un peso minore di 5, la situazione si inverte e diventa esattamente l'opposto. Userò il canale, l'altra interfaccia esterna sulla quale insiste una BOVPN virtual interface come interfaccia di uscita standard, quindi tutto il traffico uscirà, tutto il traffico destinato per chiunque uscirà attraverso la BOVPN virtual interface sull'interfaccia esterna 2, perché io ho impostato una default static route con una metrica minore di 5. Nel caso in cui la BOVPN non funzionasse per qualche motivo fisico o logico, perché non funziona più la configurazione della stessa, diciamo, interfaccia, subentrerà l'uso per internet, ovviamente, di quello di, per tutto il traffico, di quella che è invece la connettività standard. Concludendo la presentazione rapida di questa differenza e magari lasciando spazio a qualche domanda se ne avete, si può giocare con la metrica delle rotte, pertanto si può giocare con la tabella di routing IPv4 andando a giocare con i valori di metrica e o attraverso il routing dinamico. Con i valori di metrica che cosa intendo? Posso indicare se io ho una BOVPN che viene utilizzata per raggiungere 10.0.1.0/24 con metrica 10, nessuno mi vieta di andare a indicare in un'altra BOVPN virtual interface, che magari insiste su un'altra coppia di gateway che sono per esempio su un ponte radio o su un'altra connettività, di indicare sempre e comunque una stessa destinazione. Con una metrica uguale. Vediamo che cosa succede. Che cosa succede? Se andiamo a imporre manualmente questo, perché il nostro obiettivo sarebbe quello di bilanciare il traffico per una destinazione su due BOVPN che usano due canali diversi, il sistema si arrabbia dicendo: guarda che la stessa destinazione, che io ho già in pancia nella tabella di routing, me l'hai già data con la stessa metrica con la quale mi stai dicendo adesso, me l'hai già data per quanto riguarda la BOVPN Virtual Interface, che si chiama in questo caso 2XTM26. Allora io però voglio poter fare in modo che il traffico di una specifica, per una specifica sottorete possa fluire in modo bilanciato da una VPN e da un'altra BOVPN virtual interface, quindi bilanciandolo su due BOVPN virtual interface in modo automatico, in modo tale da non solo utilizzare più canali, ma e quindi bilanciare il traffico su più canali, ma ovviamente anche bilanciarlo in modo protetto, quindi non spedendo il traffico da un lato in modalità cifrata e dall'altro in modalità non cifrata. Ma sembrerebbe non potersi fare questa configurazione, invece in realtà la configurazione può essere fatta. Solo che c'è un piccolo trucchetto, deve essere fatta utilizzando il routing dinamico. Se non vado errato, noi dovremmo già averlo qui il routing dinamico configurato, vi basterà andare, scusate, vi basterà andare a configurare un protocollo, io questo in questo caso il protocollo utilizzato è SPF, in modo tale da diciamo, aggiungere qui la network. Potreste anche lasciare tutto così. Lasciare l'indicazione di 1.1.1.2/32, adesso vediamo che cos'è, quindi di un terzo, di una terza subnet barra 32, e andare a indicare in un tunnel di OVPN Virtual Interface, assegnare automaticamente qui questa coppia
IP. Allora, questo è un esempio. Qui in questi due parametri, in questi due campi, dovete andare a indicare una coppia di indirizzi IP nella stessa subnet. Ovviamente dall'altro lato dell'endpoint del tunnel, quindi sull'altro diciamo XDM che avete, che impostate, dovete andare a diciamo impostare l'opposto. Quindi andrete a dire dall'altro lato, dall'altro endpoint qui 2 e qui 1. Okay? A che serve questa configurazione? Veramente banale, in realtà si tratta solo di scegliere una sub, assegnare una subnet a questo tunnel e fare in modo che ai due capi di questo tunnel, via VPN e Virtual Interface, ci siano questi due indirizzi IP in modo chiaramente reciproco. Serve perché dopo, nella configurazione del routing dinamico, vi basterà aggiungere l'indicazione di questa sottorete con il comando network, infatti vedete 1.1.1.2/32 area 000, quindi state semplicemente indicando che esiste questa sottorete all'interno del processo di routing dinamico. Se volete maggiori dettagli su come funziona il routing dinamico in WatchGuard, c'è un apposito tech branch che abbiamo registrato che spiega come configurare il routing dinamico, come funziona tutto il resto, e automaticamente non dovrete più preoccuparvi, ovviamente dovete fare questa cosa su tutti e due i tunnel, scegliendo due sottoreti diverse e mettendoli in modo reciproco sui due tunnel endpoint e aggiungendole al comando network nel routing dinamico da entrambi i lati, e magicamente il sistema andrà a bilanciare, grazie al routing dinamico, il traffico tra la sorgente locale e la sorgente diciamo remota, bilanciandolo in modo automatico e in modo round robin, quindi tecnicamente una sessione dall'altro, una sessione dall'altro, una sessione dall'altro, una sessione dall'altro, utilizzando gli N tunnel sui quali volete che avvenga questo meccanismo. Se utilizzate OSPF, fino a un massimo di 8 tunnel, ok? Si può bilanciare in questo modo, creando quello che di fatto si chiama VPN load balancing. Concludo dicendovi che il lato, se vogliamo chiamarlo, diciamo vincolante, ecco, delle BOVPN Virtual Interface in WatchGuard, al momento in cui vi parlo, è che per creare una BOVPN Virtual Interface dovete necessariamente avere ai capi della BOVPN Virtual Interface due apparecchi WatchGuard, due firewall UTM WatchGuard. Al momento una BOVPN Virtual Interface non può essere creata tra un apparato WatchGuard e un qualunque altro apparato IPsec standard, e nemmeno IPsec GRE, perché in realtà supportiamo una versione RFC standard del GRE che magari non è compatibile con le altre incarnazioni RFC GRE di altri vendor. Quindi necessariamente per creare una BOVPN Virtual Interface e usufruire dei vantaggi del routing IPv4 attraverso le BOVPN Virtual Interface, come abbiamo visto il policy based routing o la capacità di poter bilanciare con routing dinamico attraverso il tunnel il traffico su più tunnel simultaneamente, diciamo una prerogativa di tunnel BOVPN Virtual Interface creati punto punto, quindi tra due apparati WatchGuard XDM, al contrario invece di quello che avveniva, anzi che avviene a tutti gli effetti nella BOVPN Classic, che invece è, come vi dicevo, completamente compatibile con tutti, diciamo, tutti quei prodotti, tutti quei diciamo quei dispositivi, ecco, scusate, dispositivi che sono IPsec standard compatibile. Ci sono domande? Approfitto, diciamo, visto che abbiamo, diciamo, stiamo concludendo, abbiamo concluso questa overview, approfitto per chiedervi se avete domande specifiche o dubbi che vogliamo dipanare in questa sessione su questo specifico tema. Ok, non essendoci domande specifiche, quindi vi rimando come sempre. Ah no, eccone qui, ce n'è una. Allora, se diciamo se un cliente ha più firewall WatchGuard
c'è un consiglio specifico di utilizzare le BioVPN virtuali? Allora, non c'è un vero e proprio consiglio specifico, cioè del tipo da questo momento in poi utilizzate sempre solo le BioVPN Virtual Interface. Dipende, la risposta è dipende dallo scenario di routing che avete davanti. Se il cliente che ha più sedi ha una architettura di tipo hub and spoke, ad esempio, dove, oppure una architettura infrastrutturale VPN di tipo rete parzialmente magliata, allora sì, può essere sicuramente più comodo utilizzare delle BioVPN Virtual Interface e lasciare decidere automaticamente al routing dinamico e o combinato al routing statico quali percorsi VPN il traffico deve prendere attraverso le varie sedi. Ok? Se invece vi trovate in una soluzione solo hub and spoke con poche sottoreti e un design che è proprio hub and spoke, cioè le sedi remote che parlano sempre solo e soltanto con la sede centrale e hanno una sola VPN, a quel punto può essere addirittura indifferente se usare una o l'altra, perché tanto la condizione di routing è abbastanza semplice e non si cerca una flessibilità di routing come potrebbe essere il policy based routing selettivo oppure la capacità di poter fare bilanciamento. E quindi a quel punto conviene usare una BioVPN classica. Dovete invece utilizzare una BioVPN Classic in tutti quei casi in cui per integrazione non avete due watchguard ai capi della BioVPN, perché abbiamo appena detto che la BioVPN Virtual Interface invece funziona solo ed esclusivamente tra due apparati watchguard al momento in cui vi parlo. In generale, io personalmente trovo le BioVPN Virtual Interface molto 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 comode e dal punto di vista proprio della logica e della configurazione più lineari e più semplici da utilizzare rispetto al mondo classic BioVPN, quando chiaramente avete possibilità di scegliere quale delle due utilizzare. Leggo nel frattempo un'altra domanda. Si può creare una branch office virtual interface utilizzando un gateway che si trova nella LAN del firewall? In realtà sì, questa cosa si può fare, quindi come tunnel endpoint, come diciamo gateway endpoint si può utilizzare anche un IP privato, un IP di una trusted interface, ma anche se non si potesse fare, non è questo un problema, perché in realtà questo è un problema di routing. Se si usasse solo l'interfaccia esterna come del firewall come external interface, si dovrebbe andare a dire al router MPLS interno, nel caso che mi viene richiesto, di effettuare un next hop routing, quindi bisognerebbe inserire una rotta statica in quel router che dice che tutto il traffico per una sede remota deve essere instradato attraverso la trusted interface dell'apparato watchguard. Anche qui bisogna andare a osservare quello che è lo scenario di routing specifico del cliente, ma la risposta in questo caso è sì, si possono definire branch office VPN sia classiche che interface utilizzando come endpoint, come tunnel endpoint, un IP locale di una trusted interface e non solo quello di un external interface, nelle BioVPN virtual interface. Bene, se non arrivano altre domande, sto attendendo se magari arrivano altre domande. Se non ci sono altre domande, vi invito come sempre a consultare la documentazione, perché nella documentazione sono sintetizzati altri esempi tipo questi che vi ho fatto, sia per quanto riguarda il policy based routing, ci sono degli esempi che fanno vedere il policy based routing applicato a una regola di un utente e di una o di un'applicazione, ma di fatto non cambia niente, è semplicemente creare il pannello della regola su un utente o che filtra una specifica applicazione e dire solo una specifica porta, di un protocollo e una porta, e dice ok, se si tratta di questo, tu utilizza come instradamento il next hop, che potrebbe essere una specifica interfaccia BioVPN come abbiamo visto prima, col policy based routing. Oppure l'esempio del VPN failover, quindi della gestione del VPN failover, come vi ho fatto vedere, creando una interfaccia, diciamo assegnando degli IP sorgente e destinazione da un lato all'altro e gestendo sorgente e destinazione in quei due punti, nel punto d'ingresso e di uscita del tunnel.
E vi invito anche per tutti i progetti che avete con i vostri clienti, se avete bisogno di un supporto, un consiglio, un suggerimento, a scrivermi direttamente a emilio.tonelli@watchcard.com oppure a prevendita-italia@watchcard.com in modo tale che sia io sia il mio collega possiamo aiutarvi come serve nel dettaglio specifico, come vi serve nel dettaglio specifico di supporto nello scenario specifico di routing che vi serve. E mio suggerimento, provate le BioVPN Virtual Interface perché oggettivamente sono una grande innovazione e una grandissima semplificazione. Grazie allora per l'ascolto e ci diamo appuntamento al prossimo venerdì con il prossimo webinar TechBranch. Grazie ancora a tutti.